Oggi il nostro viaggio in Abruzzo si ferma a Dojola, il borgo fortificato. Dojola è un caratteristico paese abruzzese, situato su uno sperone roccioso sul versante sinistro della valle del fiume Trigno, di cui non si conoscono le origini, ed è uno dei più piccoli borghi del Teatino. Il simbolo storico di Dojola è il borgo fortificato, che comprende il centro storico con cerchia muraria e palazzo fortificato. Il borgo risale al XIV secolo, mentre il palazzo fortificato al XVI secolo. L'abitato è pertanto costituito dalla parte di origine medievale arroccata sul crinale roccioso e da quella realizzata nelle epoche successive fino all'epoca attuale, che si è espansa intorno alla piazza principale, posto a ridosso dell'accesso principale del vecchio borgo. Molto sentita dalla popolazione è la festa patronale di San Rocco, un evento molto particolare che si svolge in prossimità del periodo della mietitura. Durante la celebrazione, i carri e i trattori vengono ornati con spighe e fasci di grano, ma il momento più rappresentativo avviene quando il parroco impartisce la benedizione dei carri contenenti, oltre al grano, altri prodotti tipici della terra. Vengono poi trasportati per le vie del paese come simbolo di buona fortuna per la comunità. In questa occasione c'è anche la possibilità di degustare molti prodotti tipici locali e di assistere a concerti folcloristici degli artisti della zona.